Amici di moto.it con la passione per le ruote tassellate, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Mi trovo sulla fantastica spiaggia di Bibione perché questo weekend correremo la quarta tappa della Coppa del Mondo FIM Sand Races, la Bibione Sandstorm. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Stiamo facendo un giro a piedi della pista per cercare di capire quelli che potrebbero essere i punti più difficili da affrontare. Non capita spesso, purtroppo aggiungerei, di poter fare la track walk a piedi nudi in spiaggia. Mi trovo sul rettilineo principale, quello della partenza, e guardate bene ragazzi. Là dove ci sono i banner acerbi c'è la prima curva e là in fondo, dove non si vede, c'è la partenza e guardate quanto è largo. Fondamentalmente si può sfruttare tutto il bagno asciuga. Sono circa 7 km di pista in totale, con un rettilineo di 2 km, ci hanno spiegato gli organizzatori del motoclub Bibione. Potenzialmente si supereranno circa i 130 km orari, dipenderà anche un po' poi dalla rapportatura che i vari piloti hanno adottato. Ma come funziona la Bibione Sandstorm? Allora, due manche da 90 minuti l'una per la categoria moto e in gara anche i quad, chiaramente in una griglia separata, con due manche da 45 minuti. Ed ecco là che i ragazzi del motoclub Bibione stanno ultimando gli ultimi preparativi per il tracciato corto, quello che ospiterà la night race domani sera, che si corre per l'appunto di notte, con una piccola caratteristica che rende il tutto molto più interessante, ovvero che non c'è illuminazione artificiale, correranno con i fanali delle proprie moto. Io ho avuto la fortuna di farla per 2 anni ed è veramente da fuori di testa. Quest'anno guarderò da fuori, ve la farò vivere dagli spalti e sarà uno spettacolo incredibile. Qua a Bibione sta calando il sole, d'altronde camminarla tutta è veramente lunga. Vi ho fatto vedere il lunghissimo e il larghissimo rettilineo della partenza, ma non è l'unico che per il momento mi sta impressionando. Infatti si esce da quella spondina là, che è la prima variante, si procede full gas ancora fino ai banner acerbis là in fondo. Io non vedo l'ora di portarvi con me in sella ed anzi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Epic Action e la Federazione Motociclistica Italiana che ci ha permesso di utilizzare la telecamera on board questo weekend. Comunque, tornando a noi, più guardo la lunghezza di questi drittoni, più mi sale qualche dubbio sulla rapportatura che ho scelto per questo weekend. E visto che siamo entrati in tema moto, dai, vi porto a far vedere le modifiche che ho fatto per affrontare questa Bibione Sandstorm. Ed eccola qua, la moto è lei, Husqvarna FC 450 2021. Ma come l'abbiamo preparata per questo weekend di Bibione? Beh, salta subito all'occhio il serbatoio di acerbis da 15 litri. Questo perché ci saranno due gare, una sabato e una domenica, da 90 minuti. E si sa, il 4,5 è solito bere parecchio e in spiaggia sembra veramente un pozzo senza fondo. Quindi per evitare di dover spingere la moto dal bagno asciuga fino ai box, serbatoio grande must have. Sotto il punto di vista del motore non abbiamo cercato potenza, non ce n'è davvero di bisogno, quanto siamo andati in cerca di affidabilità per tenere le temperature il più basse possibili. Siamo al 1° di novembre, sono in polo, ci sono circa 20 gradi, si sta da Dio. E cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo montato questa ventola che si aziona con un bulbo, parte intorno ai 90 gradi e se ciò non dovesse bastare abbiamo montato un vaso di espansione. Dopodiché, dal punto di vista ciclistico, beh, guardatela bene, è lunghissima. Per fare ciò abbiamo infilato le forcelle nelle piastre il più possibile e abbiamo adottato una forcella
definirei granitica, nel senso che è molto molto dura. Utilizziamo le AR48, quindi la forcella di serie, e siamo circa ai 12 bar con un'idraulica parecchio gagliarda, mentre al posteriore abbiamo cercato di abbassare un po' il mono per cercare stabilità soprattutto sul lungo rettilineo che c'è qua a Bibione, e poi abbiamo sfruttato tutti i millimetri disponibili del registro a catena per allungare il più possibile l'interasse della moto. Per quanto riguarda il comparto sospensioni, ci siamo affidati ad Andrea Gava, noto specialista della sabbia, partecipante dell'Africa Eco Race 2024, ha già partecipato al Touquet, e quindi non potevamo che affidarci a qualcuno che in sabbia sa cosa serve. Ragazzi, abbiamo trovato una delle Yamaha Factory che correranno qua a Bibione. Guardate, è piena di chicche. Innanzitutto partirei dalla gomma, guardate che paletta pronunciata, attenzione al forcellone che viene allungato per allungare l'interasse. Veramente dovunque mi casca l'occhio trovo cose particolari. Radiatore dell'olio, serbatoio maggiorato, guardate, va fino sotto la zona dove generalmente si trova l'impianto elettrico. Di qua lo guardiamo un pochino meglio. Poi sgancio rapido, qua hanno fatto una modifica perché generalmente la Yamaha con questa parte della sella va anche a chiudere l'airbox, mentre qui viene fissato diversamente. E poi guardate anche i radiatori, molto più allungati nella parte inferiore per ospitare più liquido refrigerante per tenere le temperature più basse. Sembra veramente un'arma da guerra. Ulteriori rinforzi, pulsantino per accendere la moto, guardate quanto è lungo il forcellone, è veramente veramente molto bella. Guardate questa chicca, a me il radiatore olio piazzato qua davanti è spaziale. Giornata del venerdì conclusa, abbiamo fatto un giro della pista, tutte le operazioni preliminari, ora parco chiuso e domani mattina ore 10 fuoco alle polveri, saremo i primi a entrare con la pista completamente tirata. Ed eccoci qua, sabato mattina 9:15, casco, camera preparata, stiamo andando a prendere la moto in parco chiuso e poi via, un'ora e mezza dovrebbe essere full gas, noi ce la metteremo tutta in spiaggia. Dai che la Bibione Sandstorm sta per iniziare. Allora ragazzi, siamo qua in griglia, sempre qua Bibione Sandstorm, qua di fianco abbiamo Andy Winkler, sempre di fianco, pronto per la Dakar 2025. Andy, sulla sabbia non te ne perdi neanche una, neanche una, soprattutto quando ci sei tu che qua c'è la sfida.
eccoci qua, benzina fatta, filtro, cioè Elia. Il cielo sta facendo, gara 1 è andata bene, abbiamo finito 26esimi assoluti e decimi, diciamo, dei piloti non della Coppa del Mondo, dell'altra categoria. Poteva andare meglio, forse senza due capottoni, qualche posizione in più si poteva agguantare. Adesso prepariamo la moto perché questa sera bisogna riportarla in parco chiuso e domani ci sarà gara 2. Della prima curva! Ci siamo! Motori in moto, si parte! E c'è parte! Mamma mia, si parte per tutti! La prima manche, allora comando! Allora, è appena finita la night race, la super campione l'ha dominata come il resto delle altre manche, Matteo Pavoni, con una performance superlativa, ragazzi, volava sulla spiaggia nella notte, incredibile. Lì c'è la moto che abbiamo messo in parco chiuso, pronti per gara 2 domani, partiremo alle 13, un'altra ora e mezza. E domani, con tutta la stanchezza di oggi, sarà ancora più dura. Domenica mattina, ultimo giorno di gara qua a Bibione. Come vedete c'è un sole incredibile, si sta veramente bene. Tra poco entreranno in pista i quad per la loro ultima fatica e noi tra un paio d'ore ci schieriamo dietro, vorrei dire dal cancelletto, questo weekend non c'è, però insomma, tra poco tocca a noi per gara 2. Qua a Bibione troviamo Roberto Bianchini di FX Action. Anche questa volta l'organizzazione è stata a cura tua? Allora, l'organizzazione del motoclub Bibione, che ha fatto un lavoro strepitoso, perché ne parlavo ora anche con Rustichelli della federazione, coprire un'area così vasta è veramente, ci vuole uno spiegamento di forza eccezionale. Noi come promoter gli abbiamo dato veramente una mano in tutti i sensi, abbiamo lavorato per tante cose, per l'evento, dall'ufficio stampa alla segreteria, la gestione del pad, come lavoriamo un po' anche per i nostri campionati. È l'ultimo weekend di gara di questa lunga stagione 2024. Devo dire che non si poteva concludere nel migliore dei modi, considerando quanta gente è passata qua da Bibione durante tutto l'arco di questo weekend. Guarda, ho visto stamattina delle foto incredibili, proprio del piazzale qua, di come è stata organizzata la cosa. Ieri c'era veramente tanto pubblico, secondo me c'era più di 20.000 spettatori, con oggi supererà un numero incredibile perché è una bellissima giornata. Ha aiutato molto il tempo, ma è quello che ci voleva per concludere una stagione che è iniziata per noi a gennaio, fine gennaio dello scorso anno, e che termina questa sera, anzi domani, quando i ragazzi avranno smontato. Però sul furgone abbiamo due casse di bottiglie, stasera vogliamo brindare, voglio brindare con i miei uomini, ecco. Complimenti ancora, direi una stagione spaziale, e a questo punto non resta che vederci nel 2025, sperando nella seconda edizione della Bibione Sunstorm. Ah, ora saremo subito a Milano, a ECMA, per definire tutti i contratti per la prossima stagione. Ci aspetta di nuovo un calendario incredibile e soprattutto spero di poter ricollaborare con tutto lo staff del Bibione, perché sarà un evento ancora più eccezionale il prossimo anno. Grazie mille. Grazie a voi. Qua in Piazzale Zeni troviamo anche Massimo Zamparo, presidente del Motoclub Bibione. Innanzitutto i miei più sinceri complimenti, perché sei riuscito a portare un sacco di gente a vedere la gara in spiaggia. Allora, buongiorno a tutti. Vi ringrazio dei complimenti, perché i complimenti fanno bene, fanno crescere e ti fanno sentire felice. Era un sogno nel cassetto, mio e di qualche altro amico. Siamo riusciti a portarlo, a renderlo verità, questo sogno. Eccoci, il tempo ci ha dato una mano perfetta, incredibile, per cui il format che abbiamo costruito e pensato, abbiamo visto che è vincente, action emozionano le persone, per cui
un futuro sicuramente ci sarà su questa manifestazione. In questo momento siamo arrivati, mi davano i numeri prima, 40.000 spettatori, quindi è un successone, non un successo, un successone. La gara è partita benissimo, nessuno si è fatto male, i piloti sono tutti contenti, quindi non hanno delle lamentele particolari da fare, per cui vuol dire che il percorso gli è piaciuto, il terreno pure, come è organizzato, e quindi siamo qua felici ed esuberanti per un momento molto importante. Quindi mi confermi che non è un'edizione unica questa, ma che ci sarà un futuro in questa Bebione Sandstorm? Sì, ti confermo che ci sarà un futuro, anche perché quando è stata pensata per un proseguo, perché la città, l'amministrazione comunale di Bebione si è messa in gioco già con un proseguo, perché queste manifestazioni hanno bisogno di crescere, diventare delle classiche. Nel momento in cui dopo 2, 3, 4 anni diventano delle classiche, allora in quel momento puoi dire ho fatto bingo in tutti i sensi. Quindi la città ha scommesso sul motoclub e ha scommesso bene. Sì, direi che ha scommesso proprio bene, perché se questa è la prima edizione, queste sono le premesse, non può senz'altro che crescere. Assolutamente sì. E noi siamo una città turistica, per cui viviamo normalmente solo l'estate, il turista vero e proprio, però trovare una data che sia diciamo collaborativa e sinergica con la città per la prossima edizione è il nostro obiettivo, per cui far trovare le strutture aperte e tutti i servizi vari è la cosa più importante. Grazie mille ancora e complimenti ancora. Grazie a voi, e ragazzi, vi aspettiamo Bebione il prossimo anno. Non so quando, ma il prossimo anno. Dietro là c'è il mare, qua c'è l'uscita della pit lane e qua c'è il nostro box. Abbiamo appena portato tutto il necessario, quindi cavalletto, benzina, tappeto, acqua, un altro paio di occhiali, un altro paio di guanti, insomma tutto ciò che potrebbe servirci durante la gara, dato che uno stop è obbligatorio. Vai Mattia! Storm, cosa dite? Ma io ragazzi, non so voi, sono un po' di casa, ma è esagerato. Bellissimo. Magari non un tuché, ma 9 su 10. Tuchettino. Tuchettino? Sì. No, diciamo che siamo 8.
c'è di tutto. Oddio. Ci siamo divertiti. Sì. Grandi soddisfazioni. La prossima volta fa 3 ore. Tensione, challenge, tutto. Dai, c'era. Un'altra ora e mezzo che la facevi ora. Ora sicura. Seconda con sfiga perché ha rotto la moto alla seconda gara. Chiara Fontanesi. Chiara Fontanesi che ci ha fatto vivere emozioni infinite in questo primo appuntamento della storia mia, per davvero, lei. Davvero, che magnifica cosa. Con la Coppa del Mondo, 100% sabbia, a te, pronta Betty per proclamare la vincitrice. La vincitrice, absolutely yes, and the winner is of this Bibione round on the beach of Bibione, Amandine Verstappen! Grande Amandine Verstappen, altra ragazza che arriva dal panorama mondiale, le loro due si conoscono bene, hanno combattuto per anni cercando di strapparsi il titolo. E che gas che gli dà, ragazzi. Mamma mia, impressionanti. Per carità, però ragazzi, grande sfida. Ti ho preso di sorpresa, mi hanno detto Chiara vuole il microfono, pronti? E volevo, al di là di come è finita la gara oggi, che sono comunque contenta del passo che ho avuto, ringraziare Massimo perché mi ha dato la possibilità, perché ho ricevuto da lui questo invito speciale per partecipare a questa gara che è stata fantastica, sia tutta l'organizzazione, tutto quello che c'è stato al di fuori della pista, e era comunque un mio sogno iniziare a fare qualche gara di beach races per prepararmi anche prima o poi al Touquet. E devo dire che è stato fantastico, quindi grazie Massimo, grazie a tutti gli sbandieratori che mi hanno fatto il tifo per 3 ore tra ieri e oggi su tutto il tracciato, grazie ai ragazzi che mi sono venuti a recuperare col pick up e grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questo evento bellissimo. Grazie a Chiara Fontanesi! The gold medal, the winner. L'edizione Sandstorm 2024, prima nella storia, quarto l'onore del Sandorese World Cup. Todd Kellett dall'Inghilterra, from UK, number 11 on his Yamaha. Todd Kellett, and with this is Poker. A prima posizione dal nostro presidente di giuria, presente in tutte le gare di campionato Sandstorm, Messier Larbi Rida, ed è in la stretta di mano e noi siamo pronti con l'inno nazionale. Ragazzi, siamo qua con Todd Kellett che ha stravinto la gara di Bibione. So Todd, what a wonderful weekend, 2 wins in a row, so you keep charging also during the championship. Yes, for sure. It's really nice to come here in Italy and make this Bibione race. The guys did an incredible job, big props to them. And for myself, yeah, it's great to take 2 victories and extend my points lead in the FIM Championship, and hopefully even get the championship wrapped up in the next round in Portugal. So, what's the secret for being so fast in the sand? I don't know. I take a lot of pleasure and lots of training, and I've been taking a lot of fun in the sand all my life, and yeah, I love it. Thank you so much. Thank you. No worries. Amici di Moto.it, guardate che splendido tramonto davvero per questa Bibione Sandstorm, per questa prima edizione della Bibione Sandstorm. Non potevamo chiedere meteo migliore, 3 giorni di sole, caldo, cielo nitido, veramente fantastico. Scendere in pista con gli atleti più forti al mondo su sabbia è stato un onore, è stato difficile, difficilissimo oggi, dato che la pista era già bucata dalle gare del giorno precedenti e dalla gara che hanno fatto i quad in mattinata. Comunque è stato un divertimento incredibile. Sono molto contento anche che il pubblico abbia risposto in maniera veramente calorosa a questo evento, veramente il mondo, ragazzi. Ma c'è sempre stata un sacco di affluenza già dal venerdì, quando in realtà c'erano solo le operazioni preliminari. Ieri e ieri sera soprattutto, un grande pienone qua sulla spiaggia di Bibione. Noi ci siamo divertiti, vi dico solo che sul lungo rettilineo oggi abbiamo toccato i 150.9 km di GPS. Mi sono fidato solo un giro ad andare completamente pieno, a gas aperto, e devo dirvi la verità. Sì, parecchia strizza.
Comunque è stato molto molto bello, i complimenti vanno sicuramente al comune di Bibione che ha permesso di organizzare tutto ciò, al Motoclub Bibione, a The Fix Action, all'FMI e a tutte le persone che sono state coinvolte in questa fantastica manifestazione. Io non vedo l'ora che sia ottobre dell'anno prossimo per scendere di nuovo in pista qua per la seconda edizione. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentateci, fateci sapere qua sotto che ne pensate di questo evento e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!